Di nuovo in diretta dal Palabarzacchi per eh, la partita adesso del girone B di queste finali nazionali giovanili, categoria Under 17. In campo Veneta Lab Breganze e MGM Rema Plast Crash Eboli. Andiamo subito con le formazioni. Il Breganze che eh, schiera il numero 19, il portiere Isoscelli Nicola, il numero 5, Lanaro Giovanni, il numero 9. Tognetti Andrea, il numero 8, Tognetti Francesco, il numero 4 Tagliapietra Antonio, il numero 88 eh, Gasparotto Luca, il numero 29 Volpe Jacopo, il numero 24 Agostini Nicola, il numero 3 Montini Filippo e il numero 73 Menegatti Mattia, completo interamente bianco per i Berganzesi con calzettoni rossi. L'allenatore della squadra è il signor Nestor Perea. Risponde Leboli in completo totalmente arancione con il numero 10 eh, Pacelio eh, Vincenzo. Il eh, Pacello Vincenzo, il numero 41 Malandrino Emilio, il numero 21 Miranda Gabriele, il numero 25 Niola Andrea, il numero 5 Vicinanza Alessio, il numero 53 40 Francesco, il numero 15 Vicinanza Matteo e il numero 30 Pipolo Angelo. Allenatore il signor Berniero Gallotta. Arbitrano la partita i signori Marinelli e Trevisan. Quindi tutto. O pronto o quasi per questa partita del girone B. Ricordiamo i risultati precedenti eh, di, questo, di questo girone con il Follonica che ha battuto in mattinata il Breganze per 5-1, il Correggio che ha avuto la meglio sull'Eboli per 10-2. Pochi, pochi istanti fa conclusa la partita fra Valdagno e Follonica con la vittoria dei Marimani per 3-1 e adesso eh, si preparano appunto Breganze ed Eboli. Approfittiamo anche per ricordare i risultati del girone A con Monza e Roller Bassano 1-1. Eh, Viareggio e Rotellistica Scandianese 7-0. Amatori Lodi eh, contro Monza, per, finita per 3-4, vittoria dei Brianzoli. E pareggio all'ultimo secondo fra eh, Roller Bassano e Rotellistica Scandianese. Andiamo anche a eh, ricordare le classifiche. Quindi il, eh, il girone A vede il Monza in testa con due partite giocate e quattro punti. Seguito dalla SD Viare Giochi una partita giocata e tre punti. Il eh, roller Bassano con due partite giocate e due punti, la rotellistica scandianese due partite giocate e un punto e l'amatori Lodi una partita giocata e zero punti. Nel girone B per ora è al comando il Follonica con un 2 su 2 di vittorie per sei punti È a seguita dal Correggio Hockey con eh, tre punti e una partita giocata mentre il Breganze, l'Eboli e il Valdagno tutte e tre con una partita giocata sono ferme a quota zero. Vediamo adesso le squadre che eh, si vanno a schierare, il, eh, eh, la Crash Eboli che eh, mette in pista il portiere Angelo eh, Pipolo, il numero eh, 53 eh, Francesco 40 autore di una doppietta stamattina, il numero 15 eh, Matteo Vicinanza, il capitano, il numero 25 Andrea eh, Niola e il numero 41. Eh, Malandrino Emilio. Risponde il Briganze con eh, i soscelli fra i pali: il numero 9 Tognetti Andrea, il eh, numero 8 Tognetti Francesco, il numero 3 eh, Montini Filippo e il numero 4 Tagliapietra Antonio. Subito pallina recuperata dal, eh, dall'Eboli nella zona centrale della pista eh, con 40 che cerca uno spazio, serve Malandrino, Malandrino si allarga eh, sulla zona centrale della pista, taglia pietra, interviene solo per un attimo e eh, riesce a recuperare la pallina, adesso batti e ribatti al centrocampo, avanza la Cresce Eboli in eh, completo arancione con eh, la prima conclusione da parte del numero 5340 che non sortisce particolari effetti né dà grandi problemi al portiere brigantese Isoscelle. Adesso il Breganze che prova ad attaccare una difesa eh, molto chiusa in questo momento dell'Eboli dell eh, che eh, cerca un raddoppio dietro porta, è efficace l'azione difensiva dei Campani solo per, eh, solo per un attimo perché eh, poi Andrea Tognetti riesce a mettere in mezzo la palla e c'è la rete subito. Ha segnato il Breganze con il numero 4 Taglia Pietra che sfrutta un eh, bellissimo assist eh, di del numero 9 Andrea eh, Tognetti per battere Pipolo con un raso terra che il portiere Campano non riesce a intercettare Riparte eh, la Cresceboli solo per un attimo perché poi ancora è eh, Giovanni e Antonio Tagliapietra che eh, riesce a eh, portare in avanti i suoi con Francesco Tognetti che prova un'alza e schiaccia eh, da dietro porta, palla alta, il signor Marinelli ravvede subito l'infrazione, consegna la palla a Leboli che prova a ripartire con eh, 40, con vicinanza eh, da questi. A Niola però eh, Niola viene fermato dalla difesa briganzese e riesce a ripartire subito eh, Francesco Tognetti che si allarga, prova a guardare eh, un compagno in mezzo all'aria, preferisce lo scarico su, an, eh, su Andrea Tognetti eh, dietro porta, eh, prova a ragionare il briganze con un quadrato ebolitano che si chiude addirittura nei pressi del portiere Pipolo, palla in a, eh, alta. Per la conclusione di Taglia Pietra viene parata da, da Pipolo, una conclusione accompagnata ancora il. Il Breganza in possesso di Pallina, i primi minuti con un piano tattico ben chiaro. Il Breganza a fare la partita, l'Eboli a difendersi, a provare qualche sortita in contropiede. Adesso c'è una conclusione da lontano, la parata due volte eh, di Pipolo con eh, due rasoterra insidiosi, eh, prima di Andrea e poi di Francesco Tognetti. Prova a ripartire il, la Cresceboli con il suo capitano Niola, la eh, Pallina però eh, ritorna in possesso dei Breganzesi solo per un attimo perché poi c'è vicinanza eh, Matteo che riesce a, a ripartire solo anche lui per un attimo perché il Breganze raddoppia subito la marcatura e ferma l'azione adesso un uh, nuovo errore in, in impostazione da parte eh, dei rossoneri di mister Perea in completo bianco questa sera dopo eh, la partita giocata in, in precedenza dove avevano sfoggiato la loro classica divisa rossonera Taglia Pietra, prova ad andare via sulla fascia, mette una palla eh, al centro che diventa quasi un tiro, eh, passa alto rispetto alla porta difesa da Pipolo. In eh, questo momento poi riparte eh, la Cresceboli con un'occasione potenzialmente pericolosa. Eh, con eh, 40 che però non riesce ad andare alla conclusione, anzi, poi perde pallina. Raddoppiato dai giocatori eh, breganzesi, c'è eh, Tognetti. Tognetti che mette la palla per Tagliapietra, arriva con un attimo di ritardo il numero 4 e non riesce a chiudere in porta. Adesso ci prova con un giro eh, sempre da dietro porta Adesso, e la Cresceboli può ripartire con una conclusione smorzata da vicinanza, eh, eh, di vicinanza eh, smorzata dalla difesa breganzese. Adesso Eboli che eh, gira la palla a, centro, a centropista con Malandrino che serve Niola. Niola ancora eh, cerca spazio a centropista, prova ad andarsene, apre di nuovo il gioco per eh, vicinanza, vicinanza eh, cerca uno scarico per 40, 40 prova a difendere la palla, questa riesce ad arrivare in qualche modo a Niola ma poi la, la pressione breganzese ha la meglio e la ripartenza è firmata da Andrea Tognetti che va a una conclusione di rovescio molto potente, una bella parata di Pipolo che chiude il suo palo con il guanto sinistro pallina ancora in possesso delle briganze quando eh, siamo entrati nel quarto minuto eh, di gioco fino a questo momento il punteggio 1-0 eh, vede prevalere la squadra eh, veneta su quella campana c'è una conclusione adesso da dietro porta e il gol di Montini Montini servito bene da dietro porta da Antonio Tagliapietra, conclude non in maniera potente ma precisa al lato sinistro della porta di Pipolo che non può intervenire. Quindi il Breganze si porta sul 2-0 dopo 4 minuti e 30 di questa partita. Cresceboli che eh, parte con difficoltà come è successo anche eh, nella mattina di, di stamani contro il Correggio dove eh, ha incassato un parziale di 5-0 nei primi minuti. Adesso c'è ancora una conclusione eh, di Tagliapietra ben parata dal portiere. Prova adesso eh, il Breganze però recupera ancora palla. Tognetti eh, cerca eh, Francesco Tognetti che entra in area. Ancora una mischia, Montini eh, risolve, palla per Tagliapietra. Tagliapietra prova ad accentrarsi, eh, punta un avversario, poi scarica Andrea Tognetti. Andrea Tognetti eh, osserva la situazione, non affonda il colpo, serve di nuovo Montini. Montini eh, per. La conclusione di eh, Francesco Tognetti sul primo palo eh, fa buona guardia a Pipolo, prova a ripartire vicinanza, cerca di saltare un uomo, ma la pressione del Breganze dà i suoi frutti. Ancora Andrea Tognetti prova a entrare in area, lo ferma Malandrino, eh, prova a ripartire 40, però è solo in mezzo a tre uomini. E il risultato è quello di una pallina persa. Ancora il Breganze va alla conclusione con Francesco Tognetti. Un raso terra ben parato dal portiere Campano. Il Breganze però non accenna a mollare la pressione. Infatti, Berniero Gallotta già ha in programma il primo time out per cercare di riordinare un po' le idee per trovare le contromisure a questa pressione molto, molto intensa del Breganze al quale i suoi giocatori per ora non trovano uno sbocco. Adesso c'è il Breganze ancora. Davanti alla porta con Francesco Tognetti che eh, fa un bel gancio e mette la palla sotto il set dove Pipolo non può arrivare. Una palla persa in una zona eh, molto pericolosa da parte dell'Eboli. Porta quindi eh, al terzo gol la formazione rossonera che adesso appunto, conduce per 3-0. Quando sono passati sei minuti ricordiamo i gol in eh, questo caso che sono stati eh, messi a segno eh, da Antonio Tagliapietra, da eh, Filippo Montini e da Francesco Tognetti. Vediamo dalla nostra postazione Gallotta impegnato a cercare di fornire le contromisure alla, ai, suoi, ai suoi ragazzi per sfuggire a questa pressione veramente molto intensa a primi sei minuti tutti di marca eh, briganzese con eh, un vero e proprio assedio alla porta di Pipolo che si è difeso in eh, più occasioni però è già dovuto capitolare eh, tre volte in eh, situazioni eh, chiare create dalla formazione di, di Perea che comunque sta eh, catechizzando i suoi, i suoi ragazzi dicendo di eh, continuare a, a mettere pressione alla squadra. Alla squadra campana ricordiamo, eh, come abbiamo già detto in precedenza, che potrebbero essere eh, importanti anche i, i gol e la differenza reti, quindi è chiaro che il Breganze deve cercare di ottenere il miglior risultato possibile in una partita eh, come questa. Ancora il Breganze che va in attacco con eh, Tognetti, però c'è la parata di Pipolo che forse eh, accusa anche un colpo, vediamo che eh, si lamenta probabilmente colpito al, al ginocchio destro, cerca, cerca di resistere, richiama forse l'attenzione della sua panchina. Intanto c'è l'Eboli che prova una eh, sortita offensiva, eh, niente a che fare, poi suona la sirena, sì, eh, purtroppo eh, vede come vedevamo c'è eh, Pipolo che... Eh, non riesce a, a, a farsi passare questo dolore, questa pallata eh, che lo ha preso probabilmente in un ginocchio, molto, molto dolorosa sull'articolazione. Ha, eh, ha bisogno evidentemente del cambio perché eh, vediamo che si alza Paciello, il numero 10, pacello, eh, Vincenzo, per sostituire il eh, numero 30 Pipolo. Purtroppo Eboli è un po' sfortunata con i portieri in questa, in questa manifestazione. Già stamani, dopo pochi minuti di, eh, di gioco, era stato eh, Pacello a dover chiedere il cambio su uno scontro con un avversario. Adesso è Pipolo che deve abbandonare momentaneamente la, la contesa per un, una pallinata eh, subita in un ginocchio. Bella, bello slalom di Taglia Pietra che va a concludere e subito una bella parata con il casco di Pacello che evita il quarto gol quando mancano 13 minuti e 20 alla fine del, della prima frazione di gioco. Il Breganze tiene costantemente il pallino del gioco in mano. Eh, Ancora con Tagliapietra che avanza e lascia andare una conclusione potentissima che centra il palo, attraversa palo e poi si insacca in alle spalle dell'incolpevole Paciello. Con una, veramente una conclusione precisa e potente che non lascia scampo al portiere Campano. 4-0 dunque a favore delle Breganze con la Crescevoli che non riesce a. Non riesce a mettere insieme un'azione degna di nota con i ragazzi di Mister Perea che controllano e recuperano subito palla. Adesso c'è ancora uno scarico a centro area con Tagliapietra che preferisce giocare ancora la palla. Il, la conclusione del numero 5, Lanaro, appena entrato, finisce di poco a lato. Mentre il Breganze continua con Montini, che adesso si avventura in un dribbling rischioso a centropista, riesce comunque a mantenere solo per pochi secondi il possesso della palla. Adesso è il Leboli che prova a alleggerire la pressione con un lancio verso Francesco 40 che non riesce comunque a mantenere il possesso della palla. Adesso c'è una bella apertura, Lanaro verso la porta, la conclusione al volo, grande parata di Pacello sulla conclusione al volo di Montini, bella azione di contropiede del Breganze, ottima parata del portiere Campano. Adesso dall'altra parte Eboli eh, prova una eh, rara sortita offensiva, pallina comunque che ritorna a Breganze, eh, di nuovo contropiede, bella azione e c'è il eh, quinto gol ancora di Montini su un'ottima triangolazione, un bel assist di Andrea Tognetti, Montini a porta praticamente sguarnita colpisce e eh, per la quinta volta la cresce Eboli, quindi dopo 11 e dopo... Eh, quasi eh, 8 minuti di gioco 8 minuti e poco più il Breganzi allunga ancora il risultato sul 5-0 prova adesso eh, con il neo entrato eh, Miranda Leboli a rendersi pericoloso Mentre dalla, nelle file briganzesi è entrato il numero 29 Volpe, che adesso gestisce pallina dietro porta, serve tagliapietra. Tagliapietra prova a eludere la marcatura di Miranda, non riesce ad uscire nel, nei 10 secondi eh, necessari dalla metà, dalla metà pista, e quindi la pallina che ritorna sulle stecche dei giocatori dell'Eboli provano adesso con Alessio Vicinanza a imbastire una trama offensiva. Pallina per 40, pressato riesce a servire il suo capitano, il numero 25 Niola. Che comunque deve, so, deve può solo scaricare all'indietro eh, per i compagni di squadra. Alessio Vicinanza prova a una conclusione che eh, viene ben controllata dal portiere berganzese Isoscelle, il Breganze poi eh, riesce a ripartire adesso. <coughs> Con un'azione sempre dello scatenato Tagliapietra che eh, salta ben due difensori. Quest'ultimo eh, commette, però, il difensore commette fallo. Quindi avremo una punizione. Il primo fallo di squadra a, a, favore, a sfavore dell'Eboli. Quindi punizione per il Breganzi Al limite dell'area c'è lo schema manovrato con Montini che esce da dietro porta ma non riesce a servire il taglio di Tagliapietra. Adesso palla dietro porta per Agostini che si lascia anticipare. Per Volpe, scusate, che si lascia anticipare da. Da un difensore Campano, ancora Volpi che prova a gestire la pallina eh, dietro nella zona mediana della metà campo offensiva del Breganze. Eh, C'è Lanaro che tenta una percussione, perde pallina, può provare a ripartire Eboli con eh, il numero 21 Miranda che gestisce palla a centropista. Prova 40 ad andarsene fra due uomini, ci riesce in un primo momento, poi Lanaro rientra e lancia il contropiede di Montini, Montini, Montini davanti al portiere e mette a segno la sesta rete, ancora Filippo Montini, autore di una tripletta, quindi porta la sua squadra sul risultato di 6-0 quando siamo giunti alla metà del primo tempo. Breganze nettamente in controllo della, eh, della contesa, 6 a 0 ripetiamo il punteggio eboli che non riesce ad arrivare con pericolosità eh, dalle parti di Isoscelle né riesce a contrastare in maniera efficace gli attacchi briganzesi. Adesso eh, per il Breganze dentro anche il numero 73 eh, Menegatti con eh, adesso Volpe, eh, Volpe che riesce a scaricare la palla. Eh, a Francesco Tognetti, Francesco Tognetti eh, viene raddoppiato, riesce a andare via con un bel numero, eh, salta anche un terzo uomo. Menegatti serve volpe, ma non riesce il numero 29 a controllare e battere a rete. Dall'altra parte Francesco Tognetti prova una conclusione eh, non troppo potente sul primo palo. Buon gioco per eh, Vincenzo Pacello che eh, respinge con sicurezza. Poi c'è un fallo commesso in fase offensiva da Menegatti, un gancio eh, che Marinelli sanziona con un fallo di squadra. Eh, vediamo Francesco 40 che prova a saltare Volpe, parte il numero 29, serve Francesco Tognetti di nuovo a Volpe che eh, segna da posizione defilata una bella triangolazione fra i due giocatori briganzesi e il numero 29 che appoggia praticamente a, a porta sguarnita il settimo gol della sua formazione. Di nuovo Eboli che eh, riparte. Il tentativo di creare qualcosa in attacco, ma la pressione del Breganzi è ancora molto forte, una, porta un'altra pallina recuperata, c'è eh, Francesco Tognetti che conclude però debolmente eh, sul primo palo, riesce a intercettare il portiere eh, Pacello, adesso Eboli con 40 che prova a infilarsi fra due uomini, riesce a mantenere il controllo della palla solo per un attimo perché poi la pressione eh, breganzese è vincente, l'anaro è già dall'altra parte, serve il taglio di Francesco Tognetti che non arriva per questioni di centimetri all'appuntamento con la pallina ancora Lanaro eh, gestisce nella metà pista offensiva il Breganze, Menegatti eh, prova ad andarsene sulla destra eh, guarda in mezzo, cerca Francesco Tognetti, non preciso il passaggio comunque è Lanaro poi a recuperare eh, la pallina, prova a infilarsi in mezzo a due uomini, è Malandrino che riesce alla fine a contrastare vincente, eh, in maniera vincente l'avversario Ancora Menegatti va alla conclusione eh, larga di poco alla sinistra di Pacello, una conclusione di rovescio accompagnata eh, pericolosa per il Breganze. Eboli purtroppo in eh, grossa difficoltà non riesce a portare la palla con eh, continuità nella metà campo eh, Breganzese, adesso c'è un'altra conclusione eh, di Volpe che cerca la deviazione eh, centrale di Francesco Tognetti, buona guardia del portiere Campano e eh, ancora una pallina recuperata. Con Menegatti davanti al portiere e mette a segno, con un preciso diagonale sotto la traversa, l'ottavo gol della formazione briganzese. Quando mancano appunto 7 minuti e 40 breganze, che allunga ancora il punteggio. Una partita eh, purtroppo eh, per i ragazzi di Gallotta a senso unico, 8 a 0 in eh, questo momento. C'è il time out chiamato dal mister Campano per eh, ancora cercare di eh, arginare, purtroppo, eh, la, marea, la marea rossonera che sembra non arrestarsi in eh, questo momento. Dall'altra parte mister Perea eh, che eh, predica calma eh, dice ai ragazzi comunque di provare alcune giocate, di eh, far girare la pallina e cercare un'azione manovrata e comunque di continuare chiaramente su questa, su questa lunghezza d'onda che ha portato i, appunto, i ragazzi eh, breganzesi a dominare in questa prima parte eh, di partita per 8 0 al momento sulla compagine ebolitana. Ricordiamo eh, che alla fine di questa partita avremo una piccola pausa fino eh, alle 21 dove andrà in scena la eh, cerimonia di presentazione delle, di questo campionato eh, giovanile Under 17 eh, qui a Viareggio al Palabarzacchi e successivamente saremo di nuovo in onda con l'ultima partita della giornata fra eh, Lodi, Amatori Vasca e Lodi e, e i padroni di casa dell'ASD Viareggio Hockey eh, con... Incontro fissato alle ore 22 per l'ultima partita nel girone A di quest'oggi. E di nuovo il Breganze in attacco con il numero 5 Lanaro che scarica eh, sul... Sul compagno di squadra è il numero 8 Francesco Tognetti che prova una entrata da dietro porta, colpisce il palo, eh, dall'altra parte è 40 che va in azione solitaria contro tutta la difesa briganzese, ha la meglio Volpe che eh, riesce ad uscire dalla difesa servendo Menegatti, Menegatti controlla e mette in mezzo per eh, sempre Francesco Tognetti che non arriva alla deviazione vincente, eh, Eboli che può provare a ripartire con Niola il capitano. Serve Malandrino, Malandrino eh, cerca di eh, mantenere il possesso della palla ma Menegatti ha la meglio, apre il gioco per Volpe, Volpe che deve rincorrere eh, la pallina ah, addirittura dietro la propria porta, eh, prova a alzare un po' di pressione la Cresceboli e guadagna il possesso della palla perché il Briganza non riesce nei 10 secondi eh, concessi a, a superare la linea di metà pista. Cambio nel... Eh, nella Cresceboli esce il capitano Niola, rientra Alessio e Matteo vicinanza. Briganzi già dall'altra parte che prova un contropiede. Eh, Miranda adesso che va via in slalom. Bella azione, serve 40-40. Il tiro e la rete. È la rete dell'Eboli, eh, la rete della Bandiera in questo momento segnata da eh, 40 che okay, è stato già autore delle due reti eh, questa mattina contro il Correggio Hockey. Quindi, Breganze che eh, si lascia sorprendere in questo caso dal, dal contropiede eh, orchestrato dall'Eboli, che accorcia le distanze sull'8-1. Palla adesso eh, buttata in aria, respinta incerta in eh, questo caso di Pacello arriva Francesco Tognetti sulla ribattuta, ma il eh, portiere fa buona guardia. Ancora il eh, numero 21 Miranda che riesce a entrare in aria, eh, Buon intervento di Isoscelle con eh, la stecca ad allontanare la minaccia. Malandrino recupera, eh, cerca un compagno libero, alleggerisce verso eh, Francesco 40 che in eh, qualche modo riesce a entrare in possesso della palla. Mette una palla nel mezzo. Pallina che rimane lì, batti e ribatti, ancora Miranda. Eh, poi alla fine è decisivo l'intervento di Isoscelle che allontana con la stecca. Può ripartire Lanaro in un altro eh, 3 contro 2 per la formazione briganzese. Menegatti serve Tognetti. Tognetti però eh, si fa eh, murare il tentativo da un difensore bolitano con la formazione in maglia arancione che cerca di ripartire con Malandrino. Malandrino prova una palla per eh, vicinanza, vicinanza fermato all'ultimo. Alimenta l'azione però Miranda solo per alcuni secondi. Anzi, Miranda riesce a tenere il possesso, poi mette la pallina in mezzo che si impenna. Eh, tutto buono secondo Marinelli, dall'altra parte conclusione di Lanaro, buona la parata di Pacello sul primo palo. Altra pallina poi persa dall'Eboli, che eh, lotta però e riesce a recuperarla ancora con 40. 40 dietro la porta eh, di Isoscelle. Si gira, conclude. Eh, facile la parata del portiere rossonero sul primo palo, però 40. Prova ad insistere per la sua formazione. Serve Malandrino. Malandrino sfrutta il movimento di eh, vicinanza. Serve Miranda. Miranda prova a entrare nella difesa breganzese, subisce il fallo di Menegatti. e il secondo fallo di squadra per la formazione rossonera, uno solo quello commesso dalla, dalla formazione ebolitana. Intanto c'è anche un cambio con l'ingresso del numero 88 Gasparotto in pista per il Breganze. È proprio Gasparotto che eh, prova a far ripartire i suoi, si allarga sulla fascia destra, carica anche il tiro, una conclusione accompagnata che passa però abbondantemente al lato, dall'altra parte può 40 eh, servire vicinanza, ancora tentativo di passaggio di ritorno, non si intendono i due, Lanaro riesce a ripartire ancora per Gasparotto, Gasparotto impreciso il passaggio, adesso eh, fase di eh, una discreta confusione, eh, vediamo in pista, ci sono parecchi errori e eh, comunque la stanchezza, già la seconda partita per i ragazzi in questa giornata è chiaramente un impegno eh, molto dispendioso, ancora Breganze con eh, un po' di difficoltà nell'uscire dalla sua eh, metà campo difensiva, prova a farlo Menegatti, adesso guadagna spazio, eh, cerca anche una conclusione che viene ribattuta dai giocatori eh, in maglia arancione. Miranda a portare avanti la palla, la mette in mezzo per un tentativo di vicinanza, eh, ma, di vicinanza a Matteo per eh, la deviazione, non arriva eh, la, la deviazione vincente, dall'altra parte Menegatti prova ad andare via, viene eh, fermato con un fallo da, eh, dal numero 21 eh, Miranda, secondo fallo anche per eh, la Cresceboli quando mancano 3 minuti e 28 secondi alla fine eh, del... Eh, Primo tempo è Gasparotto che gestisce la palla dietro la porta difesa da Pacello, cerca e trova Menegatti al limite dell'area che va alla conclusione smorzata eh, da un difensore, nessun problema per il portiere Campano, ancora il Breganze che però recupera la palla dietro la porta della eh, formazione ebolitana con Gasparotto che prova ad andare via, eh, è decisivo l'intervento. Eh, di eh, vicinanza, poi per 40-40 prova una, eh, uno slalom fra due uomini riesce comunque a mantenere il possesso della palla, se ne va addirittura con un tunnel ma è Lanaro poi a chiudere definitivamente l'azione offensiva ebolitana solo per un attimo perché poi Malandrino riesce a servire vicinanza, vicinanza entra in area conclude debolmente eh, al lato della porta difesa da Isoscelle palla ancora in mezzo eh, che sfila eh, al palo sinistro del portiere Breganzese, adesso Eboli che prova a dare un pochino di continuità alla manovra. Con eh, Malandrino, Malandrino serve eh, Matteo Vicinanza. Eh, è entrato intanto anche suo fratello Alessio nelle, formazioni, nelle fila dell'Eboli con il numero 5. Ancora eh, Matteo Vicinanza che eh, cerca un, eh, uno spiraglio per eh, penetrare nella difesa breganzese quando mancano due minuti alla fine del primo tempo. Ci prova adesso Alessio Vicinanza, ma è raddoppiato. Volpe fa ripartire Lanaro, 2 contro uno. Lanaro ha un'autostrada verso eh, la porta, tenta un alza e schiaccia. E c'è una bellissima parata del portiere Pacello che si stende sulla sua. Sulla sua destra e intercetta una, be una bella conclusione al volo, eh, quindi bella giocata sia dell'attaccante che del portiere, mentre dall'altra parte la Crescevoli guadagna una punizione dall'angolo basso con eh, Alessio vicinanza che si prepara a battere per 40-40 cerca eh, Matteo vicinanza, Malandrino prova uh, a, uh, a infilarsi nella difesa breganzese, non vi riesce, ancora 40 che viene in questo caso raddoppiato dal lavoro di Menegatti e Volpe, lo stesso Volpe che riparte per Lanaro Lanaro eh, si allarga in fascia destra, va dietro porta ragiona insieme a Volpe si ferma ancora, cerca eh, un'apertura per Menegatti che controlla la pallina sulla tre quarti, di nuovo a Lanaro, eh, Breganzi adesso che gestisce il ritmo in maniera più compassata rispetto a un inizio veemente, pallina nel mezzo per Volpe che eh, aggancia male è costretto ad allargarsi. cerca a sua volta di mettere una pallina per Menegatti. Pallina appunto che rimane in mezzo all'aria, batti e ribatti. Poi è Malandrino che esce eh, sulla tre quarti, consegna la palla a Alessio Vicinanza che prova una sortita. Una pallina nel mezzo per 40. Fa buona guardia Gasparotto, eh, riesce a servire anche Menegatti che a sua volta lancia lo stesso Gasparotto. Preferisce saggiamente tenere il possesso della palla sul raddoppio della formazione camp Campana, quindi riapre per questi ultimi 30 secondi a Volpe. Volpe eh, se ne va sulla sinistra. Arriva fino in fondo alla pista e, e decide di ricominciare dietro. Ancora Menegatti. Menegatti un tiro poco convinto da dalla distanza. Viene fermato da un difensore. Ultimi eh, 15 secondi di gioco con Gasparotto in possesso di pallina. Cerca una percussione. Viene fermata eh, da Malandrino. Malandrino ancora combatte con Gasparotto. Menegatti cerca l'ultima azione il Breganze con Lanaro che va alla conclusione dalla distanza. Allontana Malandrino e eh, su questa azione, su quest azione eh, termina, termina il primo tempo, ma eh, Marinelli dice che c'è ancora un'ultima eh, azione da giocare perché la pallina era terminata fuori prima del suono della sirena, una punizione dall'angolo basso che eh, Menegatti non gioca nemmeno concedendo al eh, primo tempo eh, di concludersi in eh, questo punteggio. Crash Evoli 1, eh, Roller Venetalab eh, Breganze 8. Due i falli di squadra a testa fino a questo momento, una partita che come denota il punteggio abbastanza indirizzata per i rossoneri di Nestor Perea, noi ci risentiamo fra qualche minuto per la seconda parte.